Quindi questo diceva la sala studio dove i ragazzi possono venire sì, sì. Tranquillamente. Se c'è qualche collega per esempio vanno qua, non vanno nelle camere. Certo. Quindi questa è la cucina a disposizione dei ragazzi se volessero cucinarsi qualcosa o riscaldare qualcosa. Ma si portano il cibo da fuori e lo preparano qui o hanno già qualcosa a disposizione qui? No, noi non diamo niente. Dopo il terremoto del 90. Santa Lucia, sì, l'ultimo che c'è stato, sì. Sì. Questo è quello che c'era prima, dall'altro lato ne abbiamo un altro. Qua comunque c'è la scala, per chi volesse usare la scala. Sì. Ed è qua il più lato. Saliamo di qua e poi scendiamo sì, sì. Il terzo piano sono sempre stanze per i ragazzi. Consiglia, permettete che possiamo fare un giro? Grazie. Guarda, questa è una delle stanze. Le ragazze scappano via. Ecco, ci sono tre letti. Questo è il bagno? Sì. Ecco il bagno. C'è un sistema di aerazione. Nessun tipo di problema di umidità. Ecco un'altra stanza. Col bagno pure. Ecco qui ci sono due letti. Sì. Un'ampia finestra anche qui. L'armadio. E da questa parte il bagno.
bagno. Anche qui un sistema di reazione. E la doccia. Ragazzi. Sì. Ma che tipo di accordo avete con l'università? Avete una convenzione? Sì. Noi abbiamo 36 posti per l'opera del MERSO. Ed è la stessa come quella della stanza dove... Quindi questa è un'altra sala dove sì, i ragazzi... ci sono altre stanze. Possono studiare. E diceva che qui è tutto fornito di wireless, sì, in sì, tutto sì, l'edificio. Sì. Quindi anche in camera i ragazzi sì, col proprio computer non hanno problemi di connessione. Sì. Ecco il router.